del vostro Dio. Non so neanche chi sia. Non so neanche perché l'ho fatto. L'hai fatto per amore. Il tuo sogno è catturare fulmini. E tu? È questo quello che si prova quando si ama? Ma se questo Dio ci ama così tanto, perché ha fatto morire mia madre? E perché ha lasciato che uccidessero Giuliana, che si è solo rifiutata di bruciare un po' di incenso? Stai dicendo che adorare il nostro imperatore è assurdo. Roma è piena di politicanti che litigano e complottano alle spalle dell'imperatore. Alcuni di loro andrebbero bruciati vivi, come i cristiani. È come se avessi l'impressione che l'imperatore mandi Marciano per mettere alla prova la mia fedeltà a Roma. Ma nessuno è più fedele di te a Roma e alle sue leggi. Cerca la verità. Cercala sempre. Tua madre non ti ha abbandonato. Tua madre frequentava i cristiani. Lei mi ha tradito! Lei ha tradito me, le leggi di Roma! Esattamente come stai facendo tu ora! A quanto pare tua figlia ti è sfuggito di mano. Ricordati che mi devi lealtà, Claudio. Niente è più importante della grandezza di Roma e delle sue leggi. Dove sono i cristiani, Barbara? Dove si nascondono? Parla! Ci sono dei misteri nei quali dobbiamo gettarci con coraggio per toccare il fondo. Sono sicura che la mamma ti ha perdonato.